C'era una volta, in una terra lontana, lontana, una bellissima giovane dal cuore puro. Un giorno la madre morì e suo padre si risposò con un'altra donna. La matrigna, dal cuore malvagio, aveva due figlie malvagie quasi quanto lei. La matrigna e le sorellastre trattavano la giovane molto male. Non puoi sederti al tavolo con noi! Infatti, come ti viene in mente? Ops, è caduto il bicchiere! Sbrigati a raccoglierlo, Cenerentola! Mentre erano fuori a divertirsi, lei doveva rimanere a casa a fare i lavori domestici. Tutti la chiamavano Cenerentola, perché quando si stancava si sedeva davanti al camino e, mettendosi il gatto tra le gambe, cercava di riscaldarsi con l'ultima fiamma morente, sporcandosi tutta di cenere. Un bel giorno ricevettero un invito da palazzo. Si terrà un ballo al palazzo in onore del principe e tutte le donne eleggibili al matrimonio sono invitate. Mentre la matrigna e le sue figlie si preparavano per il ballo, Cenerentola le aiutava a controvoglia. Dovete essere le più belle ragazze del ballo, il principe deve scegliere voi. Perché non posso venire? Tutte le ragazze eleggibili sono invitate. Davvero? Ed è quello il vestito con cui vorresti venire al ballo? Quando arrivò il giorno del ballo, Cenerentola era rimasta a casa tutta sola e non riuscì a trattenere le lacrime. In quel momento, una luce brillante apparve dal camino. Attraverso la luce, ecco una bellissima fata. Cenerentola non riusciva a credere ai suoi occhi. La fata era la mamma! Madre! Ciao, mia adorata. Sono venuta ad aiutarti. Anche tu andrai al ballo a palazzo. Dici davvero? Ma come? Con il mio aiuto. Ora vai e prendi la zucca più grande del giardino. E il tuo gattino, sbrigati e portami anche 7 topini. Con un tocco magico, la fata trasformò la zucca in una bellissima carrozza. Puntò poi la sua bacchetta magica verso i topini. Uno dei topini diventò il guidatore e gli altri 6 si trasformarono in cavalli bianchi. Ora tocca a te. Sembra una principessa! Ma madre, io non sono in grado di ballare. E se il principe mi chiedesse di farlo? Ecco qui, mia cara. Con queste scarpette magiche sarai la migliore ballerina fra tutte. Devi fare un ballo con il principe. Oh, non dimenticare, mia cara, la magia sparirà esattamente a mezzanotte, quindi dovrai lasciare il ballo entro il 12° rintocco. Grazie tante, madre, davvero. Tornerò prima di mezzanotte, te lo prometto. Madre, sarò in grado di vederti ancora. Sarò sempre al tuo fianco. Quando Cenerentola entrò nel palazzo, così bella ed elegante, improvvisamente tutti si voltarono verso di lei. Anche le sue sorellastre non la riconobbero e il bellissimo principe rimase ipnotizzato dalla sua bellezza. Il re e la regina ammiravano molto Cenerentola. Ora sì che si ragiona, quella sì che è una vera principessa. Il principe chiese subito a Cenerentola di ballare. Cenerentola fluttuava sulla pista da ballo grazie alle sue scarpette magiche. La matrigna e le sue figlie rimasero senza parole dalla sua bellezza ed erano piene di rabbia e gelosia. Cenerentola era così felice, non si accorse di quanto velocemente il tempo stesse passando e dimenticò la promessa fatta alla madre. Improvvisamente, l'orologio sul muro colse il suo sguardo. Era quasi mezzanotte. Lasciando il principe imbambolato, scappò via dalle scale della sala. Proprio mentre stava correndo, una delle sue scarpette magiche scivolò via dal piede. Ma non c'era abbastanza tempo per tornare indietro a raccoglierla.
correndo Cenerentola, il principe trova la sua scarpetta sulle scale. Devo trovare presto la proprietaria di questa scarpetta. Se è necessario, viaggerò per tutto il paese. E così fece. Viaggiò per tutto il paese, bussò ad ogni porta e permise a tutte le ragazze di provare la scarpetta. Ma la scarpa non calzava a nessuno. Finché, finalmente, arrivarono a casa di Cenerentola. Entrambe le sorelle provarono la scarpetta. Su, avanti, continui a spingere! Sì, sì, i piedi di mia figlia sono gonfi per la stanchezza! Ma la scarpetta non calzò a nessuna delle due. L'uomo disse al capitano di aver visto un'altra ragazza in casa. C'è un'altra signorina in casa. Appena Cenerentola indossò la scarpetta, l'uomo capì che le apparteneva perché le calzava al piede come un guanto. Deve venire con noi a palazzo. Il nostro principe l'attende. Gli uomini del principe portarono Cenerentola a palazzo. Quando il principe vide Cenerentola, la riconobbe subito e fu molto felice di vederla. Si inginocchiò e le chiese di sposarlo. Mi sposerai, principessa? Immediatamente, con grande piacere, Cenerentola accettò la proposta del principe. E vissero per sempre felici e contenti. Ma come ha fatto la scarpetta a non esaurire la sua magia? Sarò sempre al tuo fianco. Ma certo, oh madre, grazie di cuore. Nelle profondità dell'oceano c'era un grande mondo che nessuno conosceva. Balene giganti, delfini felici e animali di ogni colore dell'arcobaleno. Nelle profondità dove nessuna luce poteva arrivare, vi era il regno degli oceani, dove la gente viveva in pace con le altre creature marine. Il re dei mari viveva nelle profondità del castello insieme a sua madre e 6 figlie, governando su tutti i mari. Il re dei mari amava molto le sue figlie. La sua più grande paura era che gli umani potessero ferirle in qualche modo. Ecco perché fu proibito loro di nuotare verso la superficie senza permesso. Le creature che vivono sulla terraferma sono malvagie. Perché mai sono malvagie, padre mio? Chiese la sirenetta. Perché gli umani inquinano i mari e distruggono la vita che vi ci abita. La sirenetta era molto curiosa della vita sulla terra e soprattutto sugli uomini. Le storie che le furono raccontate dalle sorelle non le bastavano. La nonna l'avvertiva sempre degli umani. Avrebbe potuto lasciare i cancelli solo quando sarebbe diventata grande come le sorelle ed ereditato la corona. La sirenetta guardò le sue sorelle. Mentre nuotavano via, lei pensò ad un piano per uscire fuori dai cancelli. Prese con sé il suo amico delfino ed andò a trovare Himrim, la balena, perché Himrim poteva uscire fuori dai cancelli ogni volta che voleva. Gli raccontò il suo piano. Himrim non fu d'accordo inizialmente, perché aveva molta paura del re. Ma poi si dispiacque per lei e decise di aiutarla. La grande balena blu ed il delfino raggiunsero i cancelli del regno. Vedendolo arrivare, le guardie aprirono immediatamente il cancello. La balena gigante ed il suo amico delfino lo attraversarono senza problemi. Quando le guardie non poterono più vederli, Himrim aprì la sua gigantesca bocca e liberò la sirenetta. La sirenetta nuotò verso la superficie con l'aiuto di Himrim. Così poté sentire la brezza e vide il cielo azzurro per la prima volta nella sua vita. È meraviglioso!
In quel momento, la sirenetta udì una melodia. Nel cercare di capire da dove venisse quella musica, notò una nave distante da lei. Era la prima volta che vedeva una nave. Quella è una nave, vero? Andiamo, dai! Il suo amico delfino l'avvertì di non andare, ma lei era già lontana. La sirenetta nuotò più velocemente che poteva verso la nave. La nave apparteneva al re. Il re stava dando una festa per il compleanno del principe Eric. Voleva che suo figlio si sposasse il più presto possibile. Ecco perché tutte le principesse del regno furono invitate alla festa. Quello è un principe! Attenta, è un umano! L'avvertì il delfino. La sirenetta, con la sua bellissima voce, accompagnò la melodia del principe che stava suonando il flauto. Il principe sentì la piacevole voce e cercò intorno a sé. Scendi da lì, sirenetta, o ti vedranno! L'avvertì il delfino. La sirenetta saltò subito in acqua e scomparve. In quel momento, nel regno sommerso, la strega dei mari stava guardando cosa stava succedendo dalla sua sfera di cristallo. Il giorno è finalmente giunto! La figlia del re dei mari è l'umano! Che inizi la tempesta! Che i venti soffino! Che cadano i tuoni! Con la maledizione della strega, onde gigantesche apparvero dal nulla. La nave del principe fu trascinata verso la scogliera. La sirenetta fu molto preoccupata quando vide la nave in balia della tempesta. La nave si romperà e affonderà! Dobbiamo aiutarli! La sirenetta si tuffò sott'acqua inseguendo la nave. Nuotando tra le rovine, trovò il flauto che stava suonando il principe. Subito dopo trovò il principe senza conoscenza che si inabissava nelle profondità dell'acqua. Lo portò subito fuori dall'acqua fino alla riva. Svegliati, ti prego, svegliati! Il principe recuperò piano piano conoscenza ed aprì gli occhi. Sei vivo! Disse gioendo la sirenetta. Sentendo dei cani abbaiare in lontananza, capì che si trovava sulla terraferma e saltò nell'acqua, lasciando indietro il principe. Uno degli uomini del principe e una principessa si avvicinarono a lui. Una ragazza mi ha salvato. La sua voce è molto familiare, l'ho già sentita prima. Era una voce bellissima. La sirenetta nuotò indietro verso il regno sommerso. Il flauto del principe era ancora tra le sue mani e non riusciva a smettere di pensare a lui. In quel momento il re del mare venne e vide il flauto tra le mani della sirenetta. Capì subito che proveniva dal mondo degli umani. Abbiamo delle regole e mi aspetto che tutti le rispettino, specialmente le mie figlie. È vero che hai salvato un umano dall'annegamento? Ho dovuto, altrimenti sarebbe potuto morire, rispose la sirenetta. Adesso basta! Gli umani portano il male! Contatti tra il mondo marino e quello umano sono severamente vietati! Con un grande scatto d'ira, il re dei mari uscì fuori dalla stanza. Ma la sirenetta non aveva intenzione di arrendersi. Allora andò da Naga, la strega degli oceani, per chiederle aiuto. Naga acconsentì, ma voleva qualcosa in cambio. Qualcosa di molto prezioso. Preparerò una mistura che ti trasformerà in umana. Sarai in grado di camminare e ballare su due piedi. E in cambio io avrò la tua bellissima voce. La mia voce? Ma senza la mia voce? Non avendo altra scelta, la sirenetta accettò lo scambio. Perché avrebbe fatto qualsiasi cosa per vedere ancora il principe.
Prestami orecchio! Alla fine del terzo dì, il principe di te si dovrà innamorare. Se non sarà così, Sirenetta dovrai restare e il tuo principe dovrai dimenticare. Con quell'ultimo avvertimento, la Sirenetta beve la pozione. Così iniziò a nuotare verso la superficie. All'improvviso la sua coda iniziò a svanire, fu rimpiazzata da due gambe. Con l'aiuto del delfino, la Sirenetta raggiunse la costa. Guardando dal suo castello verso il relitto, il principe notò una ragazza dai capelli rossi e si avvicinò a lei. Ci siamo già incontrati prima. Ma sì, ci siamo già visti. La Sirenetta non poté rispondere, ma restituì il flauto al principe. Il principe replicò la melodia che suonò sulla nave ancora una volta. Lei annuì, facendogli capire che aveva riconosciuto la melodia. Ti ho vista quando stavo suonando sul ponte, ho sentito la tua voce. E poi mi hai salvato dall'annegamento. Sai, ti stavo cercando. Il principe era sicuro che fosse la Sirenetta ad averlo salvato. Ma la ragazza che ricordava era una sirena dalla voce bellissima. Lei provò a parlare, ma non aveva voce. Io pensavo che fossi una sirena. Il principe iniziò a dubitare che fosse la stessa ragazza che lo aveva salvato. Ma si sentì in debito e decise di aiutarla. La portò al suo castello. Il re ordinò i preparativi per il matrimonio. Aveva intenzione di far sposare il principe a una delle candidate sulla nave. Mentre i preparativi procedevano, la Sirenetta poteva solo guardare impotente. Non c'era alcun modo di convincere il principe senza la sua voce. La Sirenetta rammentò le parole della strega. Prestami orecchio! Alla fine del terzo dì, il principe di te si dovrà innamorare. Se non sarà così, Sirenetta, dovrai restare e il tuo principe dovrai dimenticare. I primi due giorni volarono e infine fu il terzo giorno. Nell'ultimo giorno, il re e la regina avevano intenzione di far sposare il proprio figlio con le principesse dei regni vicini. Povera Sirenetta. Non poteva spiegare al suo amato che era lei la sirenetta che stava cercando. Il principe cominciò a credere che quello che aveva visto fosse solo un sogno. L'unica speranza che aveva era nell'amore che provava. Nel quarto giorno il sole stava per tramontare. La sirenetta piangeva lacrime tristi, ma improvvisamente accadde qualcosa di inaspettato. Arrivarono le sorelle a riva seguite dalla nonna. Erano lì per aiutare la sirenetta. Mia cara nipotina! Siamo venute qui per spezzare la maledizione di Naga. La sirenetta fu molto felice, ma non sapeva in che modo potessero aiutarla. Ed infine suo padre, il re del mare, uscì dall'acqua. Il suo cuore non poteva resistere alla tristezza di sua figlia e capì che niente poteva ostacolare il vero amore. Il re dei mari puntò la sua bacchetta verso la conchiglia della nonna che teneva tra le mani, dove la voce della sirenetta era tenuta prigioniera. E la voce della sirenetta uscì fuori dal guscio. La mia voce! Grazie, nonna! Grazie, padre mio! Vi voglio un mondo di bene! Con l'aiuto di Himrim, la balena nuotò verso la nave del principe in un baleno. Mentre il principe e la principessa si avvicinavano all'altare per pronunciare le promesse, il principe improvvisamente si fermò. Lui udì la bellissima voce della sirenetta. Quando la vide arrivare con la balena, senza esitare, si tuffò in mare. Sapevo che eri tu! Con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, la sirenetta riottenne finalmente la sua voce e l'amato principe.
ma non era più una sirenetta. Lei avrebbe continuato la sua vita come un essere umano. La sirenetta ed il principe vissero felici e contenti, donando amore, pace e amicizia tra la terra ed il mare. C'era una volta un bellissimo castello in una terra molto, molto lontana. In questo meraviglioso castello viveva la regina più bella. La regina desiderava solo una cosa per essere felice, ed era avere una bella piccola bambina. Un freddo giorno d'inverno, quando la regina stava cuocendo vicino alla finestra, improvvisamente si punse con un ago. Immediatamente strofinò il sangue con un pezzetto di cotone e in quel momento espresse un desiderio. «Desidero avere una bambina, con la pelle bianca come la neve, gli occhi più brillanti del più scintillante gioiello, le labbra rosso ciliegia e un cuore pieno di gioia e tanta felicità». E un giorno il desiderio della buona regina divenne realtà. Ebbe una bellissima bambina. Chiamò la bambina Biancaneve. Gli anni passarono velocemente, ma la loro felicità non durò a lungo. La regina buona si ammalò e poco tempo dopo morì. Molto presto anche il re invecchiò e divenne estremamente debole. Così si risposò con un'altra donna. Anche la nuova regina era bellissima, ma aveva un cuore cattivo. Era una donna arrogante e invidiosa. Ogni giorno la regina si guardava nel suo specchio magico e faceva questa domanda. «Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?» E lo specchio magico rispondeva: «Nessuno, vostra altezza, chi può battere la vostra bellezza?» E la regina era molto contenta di questa risposta. Con l'arrivo della regina cattiva, tutto nel castello cominciò a cambiare. Per colpa della sua cattiveria, il regno dovette affrontare molti, molti guai. Quindi, per risolvere tutti questi problemi, il re dovette allontanarsi dal castello. La regina cattiva era contenta perché, ora che il re non c'era più, avrebbe potuto fare quello che voleva. Gli anni passarono in fretta e Biancaneve crebbe diventando una bellissima giovane donna. In un posto non molto lontano, un principe improvvisamente vide il riflesso di Biancaneve sul fiume da dove stava bevendo dell'acqua. Immediatamente si guardò attorno, ma non vide nessun altro a parte gli uccellini sulla sua testa. Un giorno, la regina stava di nuovo di fronte al suo specchio magico. «Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Lo specchio rispose: «Beh, effettivamente, non sei tu, mia regina, mi spiace. Biancaneve è colei che a tutti piace». La regina divenne furiosa quando sentì la risposta dello specchio magico. Immediatamente chiamò il suo cacciatore preferito e gli diede un ordine orribile. «Condurrai Biancaneve nella foresta e mi porterai il suo cuore». I soldati portarono Biancaneve dalla regina. «Benvenuta, Biancaneve. Ho pensato che ti stessi annoiando al castello. Vai a prendere un po' d'aria nella foresta. Non preoccuparti, il mio cacciatore più fidato ti proteggerà». Il cacciatore portò Biancaneve nel cuore della foresta. Doveva fare quello che le aveva ordinato la regina. Ma vedendo che Biancaneve aveva un cuore puro ed era così buona, il cacciatore non poté farle alcun male. L'avvertì di non tornare al castello mai più. E al tramonto la lasciò nella foresta e tornò al castello. Biancaneve era molto spaventata, tutta sola nella foresta buia. Si sedette sotto ad un albero e cominciò a piangere, finché alla fine si addormentò. Al mattino, Biancaneve si svegliò con il cinguettio degli uccelli e molti piccoli amici animali la circondarono.
Poiché questi animali sapevano chi era e amavano la principessa, mostrarono a Biancaneve la strada. La portarono alla loro casa, che era carina e piccolina come loro. Un po' esitante, Biancaneve aprì la porta. Tutto all'interno della casa era molto piccolo ed estremamente disordinato. Biancaneve non riusciva ad immaginare a chi appartenesse, ma non aveva altro posto in cui andare. Quindi decise di rimanere e riordinare. Dopo aver pulito la casa e averla resa carina e senza macchie, Biancaneve cucinò con i piccoli attrezzi da cucina e mangiò qualcosa. In questa piccola casa, come qualsiasi altra cosa, anche i letti erano piccoli. Ma Biancaneve era così stanca che quasi si sarebbe addormentata in piedi. Pensò che nulla di male le sarebbe capitato in quel posto e si addormentò su un paio di letti che aveva messo uno vicino all'altro. La sera, i 7 nani, che erano gli adorabili abitanti di quella bellissima casa, rientrarono dal lavoro nella miniera. Quando entrarono, furono molto sorpresi. La casa era senza macchie, carina e pulita, e più profumava di delizioso cibo. Cucciolo voleva una ciotola di zuppa, ma a causa della sua goffaggine la fece cadere tutta sul pavimento. Dotto cercava di capire cosa fosse successo. Disse Pisolo sbadigliando. I 7 nani salirono lentamente al piano di sopra. Quando entrarono nella camera da letto, non riuscirono a credere ai loro occhi. C'era la più bella ragazza che avessero mai visto, addormentata sui loro piccoli letti. Sentendo quei suoni, Biancaneve si svegliò spaventata. Vide i 14 occhi dei 7 nani che la fissavano e infine disse un po' esitante: «Il mio nome è Biancaneve. Mi dispiace molto se vi ho offeso. Non volevo fare del male.» «Ma di questo siamo certi. Altrimenti perché ti saresti adoperata per pulire tutto e cucinare per noi?» rispose Dotto e presentò a tutti. «Noi siamo i 7 nani. Questo è Gongolo, Brontolo, Cucciolo, Eulo, Mammolo e poi ci sono io, Dotto. E eccolo lì, Piso. Biancaneve era così felice ora che aveva 7 nuovi divertenti amici. Biancaneve raccontò loro tutto quello che le era successo. I 7 nani erano davvero tristi di sentire cosa le fosse capitato e le chiesero di restare con loro. Accettando di stare con loro, Biancaneve li aiutò sempre. Tutti passarono giorni felici e spensierati. Ma la loro felicità non sarebbe durata a lungo. Un giorno la regina fece la solita domanda al suo specchio magico. «Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?» La risposta dello specchio fu la stessa. «Effettivamente non sei tu, mia regina. Mi dispiace. Biancaneve è la bella che a tutti piace.» Ma la regina pensava che lei fosse già morta. Non sapeva che il cuore che il cacciatore le aveva portato era di un cervo. La regina realizzò che era stato un errore fidarsi del cacciatore e decise di finire il lavoro da sé, una volta per tutte. Era un'altra mattina gioiosa nella casa dei 7 nani. Biancaneve salutava i nani che andavano al lavoro con un bacio sulla guancia di ciascuno. Dotto ripeté le sue raccomandazioni, come sempre. «Non dimenticare le regole. Se qualche straniero bussa alla porta quando non ci siamo, tu bada a non rispondere.» «Certamente, Dotto. Ma voi non fate tardi, d'accordo?» Mentre Biancaneve stava preparando la cena, qualcuno bussò alla porta. Non si aspettava che i nani sarebbero tornati così presto. «Chi è? Dotto, siete voi, ragazzi?» Da fuori parlò una vecchia signora. «Non intendo farti del male, bambina. Aprimi, per favore.»
Guardando dallo spioncino, Biancaneve vide la povera vecchia signora che stava fuori e pensò che non avrebbe voluto farle del male. Così aprì la porta. Oh, mia bella ragazza! Sono una povera vecchia signora e passavo di qua! Ah, se solo potessi darmi una ciotola di zuppa, te ne sarai eternamente grata! Biancaneve fece entrare la vecchia signora e le offrì una ciotola di zuppa calda. Grazie, mia cara! Non ho soldi, ma ho la mela rossa più deliziosa e brillante tutta per te! Anche un solo morso e sentirai che sapore! Biancaneve, curiosa, diede un morso alla mela. E non appena lo fece, svenne e cadde sul pavimento. La vecchia signora altri non era che la regina cattiva mascherata. E la mela era sì deliziosa, ma altrettanto velenosa. Anche un solo morso era abbastanza da far addormentare Biancaneve, un sonno dal quale non si sarebbe più potuta svegliare. Quando i sette nani tornarono a casa, trovarono Biancaneve distesa sul pavimento. Dotto trovò la mela morsicata. La mela che ha mangiato deve essere avvelenata, è sicuramente colpa della regina! Biancaneve era così bella, anche addormentata, che i nani la misero in una bara di vetro fatta con le gemme più preziose. E la misero in cima ad una collina, dove tutti i suoi amici nella foresta avrebbero potuto vederla. Un giorno il principe arrivò nella foresta dove Biancaneve stava dormendo. Gli amici di Biancaneve gli mostrarono la strada e lo portarono vicino alla bara di cristallo dove lei dormiva. Il principe non poteva credere ai suoi occhi. La bellissima principessa, il cui riflesso aveva visto una volta nel fiume e che aveva continuato a sognare, giaceva proprio lì davanti a lui. Alzò il coperchio della bara e baciò Biancaneve. Proprio in quel momento il sogno di Biancaneve e del principe divenne realtà. Il loro amore ruppe l'incantesimo e Biancaneve aprì gli occhi. Allo stesso tempo, avendo scoperto cos'era successo a sua figlia, il re ruppe lo specchio magico e mandò la regina il più lontano possibile dal castello. Biancaneve, infine, tornò al suo castello e si riunì a suo padre. Biancaneve e il principe celebrarono delle nozze magiche. Il re, Biancaneve, il principe e i sette nani vissero per sempre felici e contenti.